Bella a tutti ragazzi e ragazze, io sono Fenix, oggi siamo qui in un nuovo video. Oggi è un video molto speciale perché è il primo video del 2015, che sperando che sarà un anno di in cui cresceremo. Faremo video molto scemi naturalmente, perché se no non siamo noi. E spero che passiate bene quest'anno, ma adesso introduciamo il video, perché se no che cavolo sono qui a fare. Mi hanno detto, cioè ho trovato molti commenti, cioè non, raga, non posso neanche dire che cazzo i commenti sono. Ecco, appunto, perché voglio fare una serie che quando comincerete a commentare più persone, voglio fare una serie a fine anno tipo, in cui faccio la top dei commenti più scemi che sono arrivati nei video. Perché raga, ogni tanto arrivano qualche commenti veramente, cioè io non ci posso credere. Io dico, spero che avete ragionato su quello che avete scritto, perché boh. Vabbè, comunque, introduciamo il gameplay. È una partita di Mad, perché mi avete detto di fare un video su Mad nello scorso video, quello della serie. Poi vedremo se fare la serie veramente. Se proprio vi piace tanto, facciamo la serie. Comunque, è una partita di Mad giocata col Kawasaki, ma non ve ne frega. La partita possiamo anche dire, intitolarla, diciamo, all'ultima curva, perché poi dopo vedrete cosa succede e come vinco in modo stupido. Però fa niente. Raga, l'argomento del commentary non c'è fisicamente, lui non è qua. Però quando il commentatore vi dice una cosa, voi dovete farla. Perché, cioè, raga, dove trovate un commentatore che mangia la torta, porca puttana, prima di fare i commentary? Cioè, raga, voi dove lo trovate un commentatore così? Da tutte le parti, perché sono un pirla. Comunque, in quest'anno arriveranno molte, diciamo, news, cose nuove, strane, stupide, sceme. Cioè, come volete voi, no? Anche le cose che volete voi, no? Tranquilli. Arriveranno collaborazioni con nuovi youtuber, cioè diciamo non youtuber, i big hero della situazione, però piccoli youtuber stile. E poi vedrete appena a quest'uomo con cui dovevo fare il commento gli arriva il pezzo del computer, facciamo il video. E niente, intanto adesso sono qua da solo. Comunque, cioè, raga, come avete passato il capodanno? Capodanno, l'ultimo dell'anno, uguale. Per me è uguale, io dico uguale, non mi frega niente. Cioè, io l'ho passato in modo scemissimo proprio, dato che tanto il primo dell'anno è il mio compleanno. Quindi, cioè, abbiamo festeggiato, 1000 persone a casa mia, casino della madonna, il surround 7.1 che faceva tremare tutto con le canzoni sceme, con i nostri video. Ma quello era, come si dice, relativo, perché i nostri video in sottofondo alla festa ci dovevano essere, perché sennò non eravamo noi, no? Vabbè, quello non può interessarvi. Però a capodanno, cioè l'ultimo dell'anno, noi abbiamo fatto una cosa epica. Abbiamo 140 petardi. Io, cioè, a caso, no? Stavamo giocando alla play, no? Poi io accendo Skype e mi arriva un messaggio da questo qua. Che mi fa? Mia madre ha fatto denuncia, ha detto. Per che cosa? Boh, poi alla fine siamo tutti così. Allora, vabbè, ci siamo messi a ridere così a caso. E siamo andati a mezzanotte, abbiamo sparato 140, 130 petardi. Perché gli altri, i miei amici non lo sanno, ma li ha fottuti mio padre. E quindi ce li ho ancora qua, perché mio padre è proprio epico. E vabbè, niente, dai. Quindi abbiamo fatto un casino della madonna, vabbè, litigate varie, cazzate varie. Non abbiamo mangiato un cazzo, stranamente, però fa niente. Poi al giorno del mio compleanno, tipo un chilo e mezzo di profiterol, però fa niente. Ehi, intanto, cioè, ecco qua sta succedendo il momento. Chi è che mi manda i messaggi? Mamma mia, che lo saluto nel video. Ah, è un mio amico che mi deve fare, devo fare il video al mio mezzo di trasporto, però non posso adesso in questo momento che sto facendo il video. Ecco, guardate qua cosa succede, guardate. Non so perché, quell'uomo lì rallenta e lo supero proprio all'ultimo secondo di gara. E quindi, raga, la gara è finita, il commentary è finito.
Spero che il modo in cui ho commentato vi è piaciuto, l'argomento non c'era. Scrivetemi come avete passato il Capodanno, se siete felici. E spero un buon 2015 a tutti, bella regà! How it's done. I ain't never seen your type before.